Claudio Spadon, direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, l'ente che ente strumentale della Regione Piemonte che coordina i centri per l'impiego per l'intera Regione Piemonte. In questo caso noi siamo chiaramente molto orgogliosi di far parte della rete del Polo Antidiscriminazione di Città Metropolitana. Noi in realtà lavoriamo appunto su tutto il territorio regionale e abbiamo messo a disposizione anche in questo caso con Città Metropolitana la possibilità di avere vari enti in vari luoghi del territorio, quindi vari centri per l'impiego con personale appunto adeguato a dare supporto a questa rete. È chiaro che il lavoro che facciamo a noi si rivolge fortemente al nostro tipo di utenza, di persone che vengono nei nostri centri, che tendenzialmente sono persone che vengono a cercare un'occupazione o a cambiare la loro occupazione, quindi abbiamo un tipo di popolazione fondamentalmente tendenzialmente in ricerca di lavoro, ma non solo quello. Giovani, anziani, vecchi, uomini e donne. Abbiamo chiaramente possibilità di rispondere a problematiche diversificate, anche lavoriamo fortemente con la popolazione migrante, e chiaramente in ogni caso offriamo tutto quello che riusciamo dal punto di vista delle politiche attive. È chiaro che quello che noi riscontriamo tendenzialmente sono problematiche discriminatorie legate all'ambiente lavorativo e avendo noi chiaramente una competenza forte sul mondo del lavoro sono quelle le problematiche più forti che affrontiamo. Come nodo informativo chiaramente possiamo anche prevedere dei ragionamenti rispetto a individuare altri tipi di problematiche e indirizzare le persone su altri punti della rete che sono in grado di dare risposte diverse da quelle che potremmo dare noi. E è stato fatto un grande sforzo di formazione anche da parte dei nostri operatori, noi stiamo cercando appunto di ampliare sempre di più la formazione degli operatori che spesso poi collimano con gli operatori che hanno anche competenze sulle pari opportunità o appunto il lavoro con la popolazione migrante.